Siamo felicissimi di ospitare Joachim Schmidt, di avere questa mostra al Museo di Fotografia Contemporanea che si aprirà appunto domani, come Rosina vi ha anticipato. Io ho il compito qui di introdurre un po' questa serata, eh, tracciando brevemente diciamo, il profilo eh, di Joachim Schmidt, eh, informando di quali sono gli elementi essenziali della sua opera. Prima ancora di iniziare questo discorso, ringrazio chi ha sostenuto questo progetto, quindi Goethe Institute che ci ospita questa sera e collabora anche in altre forme, Deutsche Bank che appunto ha reso possibile il progetto e l'associazione Amici del Museo di Fotografia Contemporanea che in particolare ha finanziato il volume che abbiamo preparato. E anche l'editore Johannen Levi, che appunto eh, ha pubblicato questo volume. E abbiamo scelto questo interessantissimo artista Joachim Schmidt perché ciò che lui fa colpisce al cuore, diciamo, la situazione contemporanea eh, riguardo all'utilizzo dell'immagine. Infatti la scelta di Schmidt fin dai primi anni 80, è quella di non fotografare, ma di utilizzare solo immagini già esistenti. Schmidt, per la verità, inizia la sua attività come critico, come teorico, indagando fenomeni della comunicazione, la natura della fotografia, la collocazione della fotografia nell'arte, anticipando anche tanti temi che sarebbero diventati poi i nostri temi della contemporaneità. E questo avviene nei primi anni 80, a un certo punto decide di passare a un'attività di artista che però consiste appunto nel non produrre nulla, ma nel raccogliere, catalogare, dividere per argomenti, eh, creare degli atlanti, creare degli album, pubblicare in libri, a volte anche manipolare, nel senso tagliare le fotografie che già esistono, ma anche figurine, ritagli di giornali, tantissime insomma, immagini di cui siamo circondati e direi soffocati. Quindi Schmidt rileva questa invasione in sostanza delle immagini nella civiltà contemporanea, che appunto chiamiamo civiltà dell'immagine, questo enorme fenomeno che, che ci sommerge. Eh, è molto noto ciò che lui afferma nell'89, lo si ripete sempre, l'89 si celebrava in tutto il mondo l'anniversario dei 150 anni dell'invenzione della fotografia e Schmidt dichiara nessuna nuova fotografia finché non saranno utilizzate quelle già esistenti come una sorta di proclama a cui rimane poi fedele per sempre. È molto bufo quanto lui oggi dice un'altra sorta di, 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 di parola d'ordine che è per favore non smettete di fotografare. In tutti questi anni, che sono 40 anni insomma, di lavoro, Schmidt ha eh, trovato fotografie in tantissimi luoghi, mercatini delle pulci, fotografie trovate nella strada, c'è una sua ricerca che si intitola proprio fotografie dalla strada, quindi le più derelitte, calpestate, abbandonate, strappate, ne ha raccolte mille di queste fotografie che si trovano in piccoli archivi anonimi abbandonati, eh, ma anche depliant, figurine, eh, so, dei piantini di de, 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 de alberghi, di pubblicità di cose, di aeroporti, di biancheria, insomma, cose stampate. A un certo punto era evidente che avrebbe spostato la sua attenzione dalle immagini stampate su carta al digitale perché nel frattempo nasceva Internet, miniera incredibile, eh, abissale, no? si può dire, di, di, di immagini, ma anche di parole, per la verità, eh, da cui ha iniziato a prelevare tantissime immagini, creando quindi nuovi progetti che questa volta si servono di immagini eh, digitali, che poi lui riutilizza, a volte stampa. Riporta dentro internet perché agisce profondamente anche gli attraverso gli strumenti della comunicazione, eh, diciamo digitale. Il suo sito è un'opera un d'arte in sé perché, non solo presenta tutti i suoi progetti, non solo aggiorna sull'iniziativa a cui lui partecipa, ma anche contiene eh, l'elenco dei suoi libri, che, che man mano produce con queste immagini già esistenti. E bisogna dire che anche nel campo del, dell'editoria, della diffusione dell'immagine, Schmidt percorre strade diverse da quelle tradizionali perché sceglie l'editoria on demand, quindi predispone dei progetti che poi possono essere richiesti. Sapete bene, e solo nel momento in cui sono richiesti vengono stampati, saltando quindi a pie pari la questione della distribuzione dei libri, di, di quale editore scegliere o non scegliere. Poi naturalmente ci sono invece libri dedicati alla sua opera come il nostro caso e come altri casi importanti. Però ciò che lui produce, produce nel senso elabora e propone, eh, è affidato a questa diciamo, copiosa quantità di libri. On Fra l'altro, nella mostra che viene inaugurata domani al museo, sono presenti una quarantina di libri che lui ha già prodotto negli anni. Si tratta quindi di un artista che agisce a, a più livelli. Eh, ciò che lui fa discende, discende da alcuni concetti molto importanti che sono, uno, il ready made, cioè l'utilizzo di cose già esistenti e quindi anche di immagini già esistenti. La sparizione dell'autore. Quindi l'autore diventa una sorta di regista, diventa un critico, diventa un collezionista, diventa un ecologista, possiamo dire, no? che ricicla quindi cose già esistenti e le riattiva, le rilancia, ma non produce più nulla di nuovo. E può essere visto appunto come un teorico, come un pensatore, tante cose che sono assolutamente in linea con, con ciò che un artista oggi è diventato nel, nello scenario contemporaneo, una figura che agisce a più livelli in operazioni di, di, di vario tipo. Quindi Schmidt assomma in sé veramente molte, molte, molte questioni interessanti e soprattutto ehm, in tutte le sue operazioni, le sue scelte. È come se agisse, agisse con un grimaldello, con uno strumento che vuole scardinare e mettere in discussione ciò che esiste, metterlo a disposizione anche eh, del pubblico perché si possa ragionare, riflettere, e, e sempre eh, anche attraverso canali diversi, sempre originali, sempre nuovi e con un notevole gusto per la sorpresa. Nonché, ed è la cosa meravigliosa, con un'ironia eh, verso eh, la società che, che abbiamo creato, no? la complicata società che abbiamo creato, ma anche moltissimo verso se stesso, è sempre molto giocoso ciò che lui fa e come ogni cosa veramente giocosa è anche serissima, perché non esiste gioco senza serietà e non esiste serietà senza gioco, questa è la cosa vera della vita. Ecco, vorrei dire tantissime altre cose, ma eh, direi che è molto più interessante eh, ascoltare quello che Schmidt ci può dire questa sera, aiutato diciamo da domande che sia Simone Menegoi che Franco Vaccari, che hanno contribuito al volume insieme ad altri studiosi eh, che conoscono Schmidt molto da vicino e hanno già lavorato con lui. Juan Foncuberta, Mark Darden, John Weber eh, e quindi chiederei a Simone Menegoi di iniziare con le domande. Naturalmente in ogni momento chi di voi ha piacere di intervenire e di contribuire alla discussione è assolutamente benvenuto, anzi eh, siete richiesti di fare questo. Prego Simone. Grazie Roberta. <coughs> Buonasera a tutti voi. Eh, raccolgo volentieri il testimone mh, di questo discorso per passarlo poi subito a Joachim e mi ricollego a una cosa mh, che Roberta aveva detto all'inizio: cioè il fatto che Joachim Schmidt. Eh, ha cominciato come, come, critico di, di, come critico della fotografia. In effetti, nei primi, nei primi anni 80 a Berlino pubblicava anche un uh, bollettino di, uh, di teoria critica fotografica che si chiamava Fotocritique. A un certo punto si è prodotto un cambiamento e al critico si è mh, non sostituito ma aggiunto l'artista. La cosa interessante è che in tutto questo uh, Schmidt continuava a fare la stessa cosa, cioè a raccogliere e a mostrare fotografie altrui, per lo più anonime. Allora io vorrei chiedergli in quale momento, con quale gesto si è prodotta questa svolta e quindi ha cominciato a considerare se stesso come un artista e eventualmente in quale momento ha percepito che anche gli altri hanno cominciato a percepirlo come tale. Vielen Dank für die Einleitung. Die, die, die Frage setzt voraus, es, es gab einen Augenblick, aber es gab keinen Augenblick. Es war vielmehr eine langsame und schleichende Veränderung. Und das hat damit zu tun. schreiben, che grazie, molte grazie per l'invito questa sera. La domanda che mi è stata posta presuppone che ci sia stato un momento in cui è avvenuto questo cambiamento. Invece, no, non c'è stato questo momento. Il cambiamento è stato un processo graduale. Da prima, inizialmente nella prima metà degli anni Ottanta, io mi ero dedicato alla scrittura, ma anche la scrittura non la consideravo da professionista. Eh, nella scrittura mi interessava soprattutto il lato tecnico eh, che mi aiutava a scoprire delle cose, a chiarirmi le idee, e, però la mia scrittura aveva poco a che fare con il giornalismo inteso in senso stretto, che a volte può essere anche un po' arrogante, eh, era un altro tipo di scrittura. Allo stesso tempo scoprì eh, l'importanza delle immagini, le immagini che continuavano ad affascinarmi e che per certi versi erano più ricche che non la scrittura. In effetti, sì, uh, ha risposto diciamo, uh, a metà della mia domanda, perché in effetti. Diciamo che un artista è fatto di, di scelta individuale, sguardo individuale, della propria considerazione di sé, ma anche del, del riconoscimento di una certa figura professionale all'interno della società, di un sistema dell'arte, eccetera, eccetera. Eh, quando sente che è avvenuto questo, questo passaggio, questa, questo riconoscimento, Äh, auch, auch, auch das ist ein schleichender Prozess. Anche questo è stato un processo graduale quel sentirmi riconosciuto come artista. In effetti, per me all'inizio non aveva nessuna importanza. Io ho studiato presso l'Istituto Superiore di Arte, ma non ho studiato arte in senso stretto, ho studiato graphic design e avevo iniziato già da studente a scrivere. Scrivere era la mia attività principale in quel momento, anche se non avevo una formazione specifica. E poi sono finito nell'arte, anche forse perché non c'era altra opzione in quel momento. Um, un esempio, io ho cominciato a raccogliere le immagini della strada. Ma in quel momento non sapevo che sarebbero diventate un'opera d'arte. Da prima lo consideravo proprio solo una vera e propria attività di raccolta. Poi dopo ho cominciato pian pianino a sentirmi artista, anche perché non c'era appunto un'altra opzione. Ho sentito che ero un artista. Non avevo altre opzioni. Per eh, chi non, non, eh, non conosce magari nei dettagli il lavoro di, di Joachim Schmidt, di, diciamo che le immagini della strada eh, è un lavoro eh, di, di Joachim Schmidt, è un'opera. Von der Strasse, appunto, nella quale Joachim ha riunito tutte le fotografie stampate su carta di qualunque tipo, per lo più fototessere e polaroidi, in qualunque condizione di conservazione, che a partire dall'agosto del 1982 ha trovato per la strada. Questo ciclo è stato interrotto quest'anno, dopo 30 anni esatti, con la millesima fotografia. È uno dei lavori più, credo, più straordinari della carriera di, di Schmidt, è una specie di diario. Dei suoi viaggi, delle città che ha visitato, perché queste fotografie sono state raccolte per le strade delle città di tutto il mondo. È un gioco con il caso, naturalmente, perché è davvero ciò che la strada gli porta di volta in volta. Non c'è nessuna possibilità di scegliere, nessuna possibilità di, di uh, scartare. Perché anche questa è una regola che si è dato. Ogni pezzo trovato è un pezzo che finisce in questa, in questa collezione. Ed è un'incredibile miniera di storie potenziali perché se è vero che ogni immagine racconta una storia, queste immagini anonime di cui non sappiamo nulla, a volte graffiate, a volte mutile, strappate, eccetera, dai soggetti difficilmente riconoscibili o quando sono pienamente riconoscibili per noi misteriosi, hanno un'incredibile carica, un incredibile fascino, è il fascino proprio di, del piccolo mistero che se suscitano, del, del desiderio che ci instillano di, di saperne di più. E sarebbe davvero molto bello commissionare, non lo so, a degli, a degli scrittori a dei, dei racconti per, per alcune di queste immagini che sono davvero, davvero molto singolari. Le vedete, le vedete scorrere dietro di noi proprio in questo momento, queste sono alcune delle immagini che sono state trovate, alcune ricostruite Solo in parte vedete che mancano dei pezzi. Un'altra cosa che volevo dire è il fatto che secondo me è davvero. Molto in sintonia con i tempi e per i tempi io intendo precisamente, specificamente, come ho cercato di dimostrare di brevemente nel testo che ho scritto per il catalogo. Da una parte gli anni Ottanta, quando ha cominciato il suo lavoro di critico artista, artista critico, eh, e poi eh, gli ultimi dieci anni, la situazione è presente, e ho cercato di mostrare quanto sia attuale, pertinente il suo lavoro in entrambi i contesti. Ecco, riguardo a, a, ai suoi esordi, vorrei chiedergli: uh, se ci sono degli artisti che lo hanno in qualche modo ispirato, che lavoravano in un modo affine al suo, cioè attraverso l'appropriazione, e in particolare attraverso l'appropriazione delle immagini. Uh, erano gli anni, per esempio, negli Stati Uniti della Pictures Generation. Uh, ma so, mi risulta, che non fossero autori che, uh, che Schmidt guardava particolarmente, aveva altre fonti di informazione, altri canali. Ecco, vorrei che ci parlasse di questo. Uh, es, 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 ich hab, ich hab anche uh, all'inizio della mia più attività, più più attività mi più sono più informato e devo dire che mi sono informato. Le mie, mie fonti, fonti principali non non erano più i libri e le riviste che non uh, le mostre, le speculazioni. E non posso dire di essere stato proprio influenzato eh, da artisti, però mh, trovavo particolarmente affascinante, per esempio, l'opera di Barbara Kruger, anche se ha pochi parallelismi con la mia opera. Ma visto che sono qui, vorrei cogliere l'occasione per raccontare un piccolo aneddoto. Uh, a metà degli anni Ottanta mi è venuto tra le mani un catalogo, un catalogo proveniente da un museo austriaco. Va detto che il catalogo era stampato in modo pessimo, quindi il lavoro del tipografo era proprio eh, pessimo, l'impaginazione pure, quindi era proprio un catalogo che non sarebbe stato preso in considerazione. Eppure pure mi affascinò moltissimo. Per perché poneva delle domande molto interessanti, delle domande molto radicali e l'autore di queste domande che mi avevano tanto affascinate era un artista di nome Franco Vaccari che questa sera sono molto lieto di conoscere di persona. Eh, a conclusione vorrei dire che appunto, ehm, i libri, eh, come ho detto, mi hanno, erano la fonte principale delle mie informazioni e sono giunto alla conclusione che la buona arte sopravvive alla cattiva stampa, alla cattiva tipografia. Per cui il mio desiderio sarebbe quello di non avere mai un catalogo impaginato, scritto bene, perché questo sarebbe la fine della mia arte. E quindi un brutto catalogo, un brutto libro, in fondo è il test migliore. In uno scritto molto bello eh, sul lavoro di, di Schmidt, un critico che si chiama Stephen Bull lo ha definito an elusive author un autore sfuggente, elusivo. E questo non solo perché lavora eh, largamente con il ready made, dove evidentemente la personalità dell'autore si nasconde o tende a nascondersi, ma anche perché in realtà nel corso della sua eh, lunga carriera Schmidt ha usato gradazioni diverse di autorialità, non ha sempre e solo lavorato con una tecnica di secca appropriazione. Scelgo una foto anonima e la espongo. In realtà c'è all'interno del suo lavoro, che è molto ricco e stratificato, tutta una serie di strategie in cui l'autore si nasconde, o si rivela di più o di meno, a seconda delle circostanze. E vorrei allora chiedergli di, di due, due casi, diciamo, estremi: in cui si è massimamente nascosto come autore, o invece massimamente rivelato. che glaube, manque das als, als strategien bezeichnen, ma lei parla di strategia. Io non è che abbia proprio una strategia, non faccio delle riflessioni strategiche. Eh, quello che ho imparato dalle fotografie, dalle immagini, è che bisogna lasciarle da sole, per così dire. Non è so, dassi una festgelegta metodica o un'altra, dassi es. Strategiche... Tutto si basa sull'osservazione, non ho una metodica, eh, piuttosto per ogni gruppo di immagini che decido di eh, scegliere. Eh, cerco di trovare il modo adeguato di elaborarle, di presentarle. Riguardo in confronto ad altri autori che invece utilizzano sempre più o meno lo stesso metodo quando operano con le immagini, io appunto non ho un metodo fisso, anche perché un metodo fisso per me equivarrebbe a far violenza alle fotografie, a violentarle quello che io cerco di fare è tirare fuori da ogni immagine dalla peculiarità di ogni immagine eh, l'optimum io volevo coinvolgere un po' Franco Vaccari che Schmid stesso ha, ha nominato eh, chiedendo a Vaccari che ha scritto un testo in questo libro parlando di lumpen fotografie eh, volevo chiedergli che illustrasse un po' questo concetto che ha trovato e poi ponesse a sua volta una domanda a Joachim Schmidt. Devo confessare che la citazione di Schmidt nei miei confronti mi ha leggermente incenerito. Sono, sono, un, po', eh, sono un po' imbarazzato. Eh, comunque. E, 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 te lo dico, e te lo dico subito perché eh, noi eh, ci siamo incontrati oggi, eh, i nostri lavori li avevamo visti da distante, eccetera. però a un certo punto scopro se lo posso dire che c'è una specie di, di percorso parallelo e mi sono riconosciuto in, in diverse tue affermazioni e questo avviene con te che sei un tedesco, mentre non mi è mai capitato con un italiano. Cioè io mi sono sempre sentito in Italia così, uno che vive in una specie di vuoto pneumatico, queste forme di riflessioni parallele che si sono originate. In situazioni così distanti mi pongono, mi pongono degli interrogativi. Per esempio, la tua affermazione è che usi la fotografia per arrivare a vedere quello che non sai. Mi sembra, se non ho capito male, la fotografia, secondo me, è stata troppo spesso utilizzata per pro proiettare dei presunti contenuti personali che non esistono, mentre per quanto mi riguardava io ero stanco della de, de mia interiorità, volevo arrivare a vedere qualcosa che non conoscevo. Se mi è eh, permesso di raccontare una, una cosa personale, nel 1970 ho sono andato in Inghilterra a vedere in occasione del più grande festival di musica pop che ci sia stato in Europa. L'anno precedente c'era stato il festival di musica pop mitico a Woodstock. Questo qua era la risposta europea a questo grande festival. Per una questione di età, di generazione, mi sono accorto che io non avevo, avevo ben poco a che fare con la situazione che stavo vivendo e dopo una notte passata alla ghiaccio con un sacco a pelo ed essermi ricoperto della brina del canale della Manica sono andato in giro per fotografare però mi sono accorto subito che le mie fotografie non facevano altro che confermarmi nelle mie idee preconcette e quindi avrei finito facendo le foto per proiettare i miei contenuti psicologici su una situazione che non, che non accoglieva le mie proiezioni perché io non la conoscevo. Allora cosa ho pensato? Ho pensato qualcosa di, di vagamente concettuale. Mi sono messo a fare 100 metri e poi fotografavo a destra e a sinistra, poi facevo altri 100 metri e fotografavo a destra e a sinistra, cioè innescavo un meccanismo appunto per arrivare a vedere quello che non sapevo. Detto questo arrivo alla domanda che mi ha fatto la Valtorta a proposito del titolo che ho dato al mio scritto nel catalogo, Lumpen Photography. A un certo momento mi sono accorto che diversi autori eh, utilizzavano la fotografia, una fotografia eh, apparentemente molto povera, che scartava tutti quelli che erano gli artifici considerati, eh, che venivano solitamente considerati necessari per produrre una bella fotografia. Tanto per citare un caso che mi sembra molto emblematico, eh, è quello di Miroslav Tici, questo cecoslovacco, che praticamente è vissuto ai limiti della normalità, tant'è vero che poi superava anche questi limiti e veniva messo in carcere o in una casa di cura, no? fa un tipo di fotografia utilizzando anche macchine fotografiche che lui stesso assemblava con materiali di recupero mi è ballinata l'idea di questo lumpen, eh, lumpen fotografie che deriva dalla parola, dalla parola lumpen proletariat di origine marxista. Marx aveva battezzato lumpen proletariat quello strato della popolazione che non ha coscienza sociale, che non ha coscienza di classe. Però eh, questa, questo strato di popolazione era quello... Che era suscettibile di prendere proprio per una, eh, le direzioni più diverse dal punto di vista politico. E mi è sembrato che il rifiuto di un certo tipo di fotografia, che tanto per usare una parola così diffusa, un, un tipo di fotografia gastronomica che è quella che va per la maggiore, l'andare a, a utilizzare un tipo di fotografia così marginale si carica di tutte quelle valenze che vengono suscitate da questa parola. Sono valenze che evocano la storia, che evocano i conflitti sociali, che evocano, che evocano le problematiche del tempo, i, i, il, i rapporti con eh, i conflitti che nascono dalle tecnologie, per esempio. Eh, in Inghilterra c'era stato il fenomeno dell'uddismo, il rifiuto, il rifiuto delle tecnologie avanzate. No? Un piccolo contributo che ha voluto dare alle tematiche praticate da Smith è, è quello di eh, utilizzare una parola del suo paese d'origine: eh, trasformare l'umpen proletariato in l'umpen fotografia, però non con un'accezione negativa, ma con una. Eh, tentando di caricare la di evocare con la parola tutta una serie di emozioni eh, di questa parola che ha attraversato secoli Sono sì, è un cloud di più perché avrei voluto coniare io stesso questo concetto. <ride> io volevo chiedere qualcosa circa, diciamo, le tecniche di archiviazione, chiamiamola così. Cioè, mi immagino che appunto. Entrambi eh, così gli artisti abbiano una grossa mole di materiali, ormai una mole immensa di immagini e quindi volevo chiedere come sostanzialmente conservano queste immagini e se pensano che il loro metodo di archiviazione in qualche modo poi influisca anche sul loro modo di produrre arte. Das hat sich in den deutlich verändert. Il mio modo di archiviare è cambiato ovviamente nel corso degli anni. In passato avevo delle casse piene di foto e... Più o meno sapevo cosa c'era dentro, ma non dovete immaginare che fossero archiviate come in un museo o in un archivio vero e proprio. E in fondo solo io sapevo dove avrei potuto trovare cosa, un outsider non, non avrebbe capito molto dal mio ordine. Eh, quello che cercavo di fare era di eh, mantenere piuttosto piccoli gli stock fotografici, cioè finito un lavoro, finita un'opera. I resti li buttavo nella patumiera con un po' di dispiacere, però in fondo mi sentivo abbastanza bene facendo compiendo questa operazione oggi lavoro soprattutto col digitale e direi che la quantità di foto eh, che gestisco è più o meno uguale a quella del passato. È ovvio che l'archiviazione è diversa, ho cercato di eh, avere una struttura abbastanza chiara nella mia archiviazione, ma anche oggi, come in passato, io so più o meno... Uh, cosa si trova dove, però il tutto è basato più sul mio uh, sapere, sulle mie conoscenze personali, sui miei ricordi e anche sui, uh, sulle mie mancanze di ricordi e anche oggi uh, un outsider probabilmente avrebbe difficoltà a districarsi nei miei archivi. Kurz etwas Anche gli archivi ufficiali più o meno sono strutturati allo stesso modo. Chiaro che mettendo, inserendo una parola chiave eh, si trova delle immagini, si trovano delle foto, però eh, questa è soltanto una risposta parziale a quello che si cerca. Per esempio, insomma, in parole povere, quando io cerco una foto non è che cerco il ritratto di una data persona o un'automobile rossa, io cerco una foto con delle qualità eh, difficili da eh, descrivere a parole e quindi in questo caso è soltanto eh, la persona, l'operatore che gestisce eh, l'archivio che può aiutarmi tirando fuori magari 100 foto, 100 immagini delle quali poi io potrò utilizzare o utilizzerò soltanto 10. Questioni più importanti del futuro sarà proprio questa perché eh, noi oggi lavoriamo moltissimo con i motori di ricerca, ma i motori di ricerca sono strumenti linguistici basati sulla parola, non riconoscono le immagini. Quindi noi eh, immettiamo delle parole eh, e il risultato visivo si basa sulla descrizione a parole di quello che cerchiamo, però questo appunto è quasi un'assurdità perché diamo una, uh, facciamo una domanda a parole e vogliamo ottenere il risultato visivo. Infatti uh, so che um, Schmidt ha fatto dei lavori recenti uh, utilizzando proprio il margine di, di errore uh, dei motori di ricerca e volevo chiedergli se ce ne racconta uno. Sì, è un mio lieblings tema. Quello dei motori uh, di ricerca è uno dei miei temi preferiti. Uh, Li usiamo le quotidianamente, ci eh, affidiamo le ai motori di ricerca, le eh, le quasi le che ci potessero dare delle le informazioni, le veramente le eh, tutte quelle che noi vogliamo. Ma nessuno ha mai fatto una ricerca completa. Eh, mi spiego meglio. Eh, per esempio, se noi digitiamo qualcosa su Google, eh, Google viene subito fuori che in 0,3 o 0,5 secondi ha trovato un tot numero di risultati di cui un altro tot numero eh, sono importanti, rilevanti. Ma questa è un'assurdità. Rilevanti perché... Um, per esempio, um, mostrano, io, uno inserisce una parola chiave, ci sono due milioni di risposte, ma chiaramente eh, nessuno si sognerà mai di verificare due milioni di opzioni di risultati eh, fino alla fine. Allora, ho fatto un esperimento, ho collocato una fotografia in, Bari, in internet e ho atteso che i motori di ricerca registrassero questa foto. Poi eh, era una foto tra l'altro descritta con molta precisione, poi ho immesso le parole chiave e eh, è venuto fuori che c'erano 23.000 foto eh, riguardo a questo tema, di cui 921 rilevanti. Allora mi sono messa a verificare queste 921 fotografie, le ho guardate, la mia fotografia, quella che per me sarebbe stata rilevante, non l'ho trovata. Eh, C'erano tre foto su queste, di queste 920 che mostravano l'oggetto che io avevo ricercato, l'oggetto era il Coach House Toronto dove aveva eh, lavorato McLuhan e sono venute fuori ogni, ogni tipo di foto, di immagine, compresa una giovane signora sexy e nuda che aveva avuto quale, la, qualche lava fair in una qualche coach house a Toronto. Però quello che io volevo poi mh, era molto limitato e non era facilmente reperibile. Un passo indietro riferendomi alla definizione eh, di fotografia che dava... Baccari, e cioè io eh, potrei anche definire queste fotografie prodotte a loro volta da autori, sono autori, sono fotografie che anche a me hanno interessato moltissimo per le stesse ragioni che interessano a voi, e cioè perché scopriamo dietro tutto un mondo, tutta una condizione che prescinde dalla. Autorialità, diciamo che prescinde dalla posizione autore. Tuttavia, un autore esiste di queste fotografie ed è un autore che possiamo definire un lumpenautore autore proprio perché il suo prodotto è lumpen fotografie. Allora, la mia domanda a Schmidt è questo: lui si definisce, è considerato un artista. Rispetto agli autori, a questi Lumpen autori di fotografia, la sua posizione, come si presenta, il suo, eh, diciamo il suo atteggiamento eh, come dire, intellettuale, e se lui deve definire questa operazione che lui fa un'operazione di tipo culturale o socioculturale, oppure se la sua è un'operazione artistica, come si rapporta agli autori delle fotografie? Si potrebbe dire calpestandoli totalmente, insomma. però forse non è così. Insomma, volevo un chiarimento su questo. Zunächst bezweifle ich, dass die Fotos, die ich benutze, Autoren haben. Io mh, dubito che queste foto in gran parte abbiano un autore. Eh, sono state fatte ovviamente... E da fattore, chiamiamolo, ma autore in senso stretto direi che non ci sia. E poi ehm, dobbiamo tenere presente che ci sono dei pattern ricorrenti nella produzione visiva, nella produzione di immagini. Per esempio nessuno, né i geni nostri genitori, né i nostri maestri, ci hanno mai detto come si scattano le foto delle vacanze, eppure tutte le foto delle vacanze più o meno si assomigliano. Si vede che c'è una qualche operazione visiva collettiva insediata in non so quale parte del cervello. Poi lei chiede se io mi considero um, come uh, produttore d'arte o meno, non lo so e non è neanche tanto importante per me. Qualcuno ha detto che uh, gli artisti e gli scienziati si avvicinano per certi versi. Eh, io personalmente anche qui nutro dei dubbi perché un artista, per quanto sistematicamente possa operare, eh, non sarà mai uno scienziato. Vi volevo chiedere: qual è il ruolo della distruzione nell'ambito del processo creativo di, di Smith, ma anche di Vaccari? E poi, se è possibile un futuro per la fotografia sociale, cioè in questo momento storico, eh, la fotografia è in crisi nel senso che non si sa più, tutti sono fotografi, ma alla fine nessuno è fotografo. Se è possibile un'emancipazione uh, un della fotografia da se stessa. Non so se sono in grado di dare una risposta alla domanda riguardo all'emancipazione futura della fotografia, perché è una domanda molto generica e a me non piace dare degli statement generici. Eh, per quanto riguarda invece il tema della distruzione, la distruzione eh, nel mio operare eh, ha avuto un ruolo molto importante in tre complessi di opere. Uno è appunto eh, le immagini della strada eh, dove mi ha affascinato moltissimo eh, l'energia che viene utilizzata per distruggere le foto che vengono considerate riuscite male o che possono eh, disturbare. Eh, qualcuno decide che certe foto non valgono la pena di eh, sopravvivere e quindi decide di toglierle dalla circolazione. Ma, eh, Facendo così, ehm, metto, mettendo tanta energia per distruggerle, eh, non come risultato eh, riescono soltanto a far sì che per me queste fotografie diventino ancora più importanti e si incidano ancora maggiormente in me. Eh, il secondo eh, complesso in cui eh, svolge un ruolo importante la distruzione, sono quei ritratti eh, in due parti eh, che avete visto, che, eh, i cui negativi mi erano stati eh, dati dal fotografo, lui li aveva distrutti in parte, ma io in, quest, in quello che era rimasto ho visto un'enorme potenzialità e quindi il fotografo distruggendo fondamentalmente mi ha dato un'idea di fare qualcosa e il terzo eh, complesso di opere è la serie Aesthetics, eh, quella serie di immagini astratte dalle righe orizzontali in cui tutte le informazioni negative praticamente vengono distrutte e eh, rimane tutto il materiale importante viene distrutto, ma quello che rimane poi è proprio la materia prima, che è quella che a me interessa. Riguardo alla domanda dell'emancipazione, con tutta la mia buona volontà non so dare una risposta. So cos'è una fotografia, so cos'è un fotografo, ma cos'è il fotografare come tale? Eh, non so dare una risposta. Domande diaboliche? Eh? Qui manca la sfera di cristallo per poter individuare... Secondo me eh, c'è stato un cambiamento impressionante prodotto dalla fotografia prima e dai mezzi eh, tecnologici avanzati oggi sulla produzione delle immagini che hanno determinato proprio uno sconvolgimento eh, della, del nostro modo di eh, organizzare, di vedere eh, quello che ci sta attorno. Cioè, si dice che Picasso abbia, eh, sia stato il primo a, a, a distruggere quella che era la forma simbolica, che era stata la forma simbolica dal Rinascimento arrivare eh, ai primi del Novecento, che è la prospettiva. la prospettiva. La prospettiva significava la capacità di situare ogni cosa in uno spazio esistente in qualche modo a priori, da, seco, secondo il mio modo di vedere, dal punto di vista simbolico, questo era la, la rappresentazione dello sguardo, del, dello sguardo, per esempio, degli de, de uomini di potere de, 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 all'epoca del Rinascimento. Cioè, era lo sguardo del padrone capace di sistemare ogni cosa al proprio posto in rapporto a se stesso, cioè c'era uno sguardo privilegiato. Non a caso eh, è nata in Italia la prospettiva, dove a un dato momento le signorie locali erano tali per cui potevano in qualche modo essere abbracciate da uno sguardo ipotetico, bastava andare sufficientemente in alto nella torre della mia città per vedere quasi tutta la, 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 provincia, la provincia di Modena, quindi aveva un significato questo, questo punto di, di osservazione privilegiato. Questo è completamente scomparso, col moltiplicarsi delle immagini non c'è più la... Che, che senso ha lo sguardo, uno sguardo privilegiato, non esiste più. Esistono gli archivi, esistono questi universi statistici, questi universi di accumulazione e noi dobbiamo in qualche modo saperci orientare. Ora, secondo me, eh, il lavoro di Smith è straordinario in quanto prende in contropiede tutto il lavoro che invece fanno gli altri perché perché eh, eh, sì, non ci saranno gli autori delle fotografie eh, eh, accompagnate da una coscienza particolare di, di queste foto che Smith trova, però c'è eh, una enorme produzione di immagini di, eh, di cui eh, ci sono, eh, i responsabili sono ben contenti di esserlo ma in, in realtà tutta questa produzione dimostra che non c'è la coscienza di, di quanto è avvenuto. E noi dobbiamo ancora eh, capirlo. Noi sappiamo che però un certo tipo di immagine non ha più significato simbolico, non simboleggia più niente per nessuno. La, eh, la, la prospettiva era privilegio eh, eh, alle spalle della prospettiva, c'era l'individuo e il culto dell'individuo, l'individuo è scomparso, secondo me può essere sostituito da, da, da qualcuno che è in sintonia con questi nuovi mutamenti, con, eh, con eh, eh, cosa significhi... Il fatto che le cose si accumulino in questi enormi archivi, eccetera. Non so se sono, sono stato chiaro. Eh. Vedendo tutte queste fotografie, sono rimasta colpita da qualcosa che ha a che fare col lato sentimentale della percezione degli individui, ma anche in un senso più ampio. Perché la suggestione prim prima è quella che... Istintivamente, ognuno pensa di andare nei propri cassetti a vedere quali foto sono rimaste lì dentro e magari dire: Mi assumo la responsabilità di riordinarle rispetto alle mie questioni. Allora, e mentre, da un altro lato, il fatto che ci sia qualcuno che ha riordinato una serie di immagini e ha mh, stimolato. Un, un sentimento rispetto a quelle immagini, secondo me, eh, un, un po' azzera la potenza o l'impotenza degli archivi, ma nello stesso tempo pone una domanda molto cruciale sull'interpretazione. Sia delle immagini di Schmidt, ma sia anche di quelle immagini che invece continuano o vogliono continuare a mantenere un'aura. Io sì, ho passato gran parte della mia vita osservando le immagini degli altri e cercando di suggerire un ordine per queste immagini. È chiaro che questo mio modo di procedere probabilmente non è scevro di sentimenti, sentimenti che derivano magari dal mio essere tedesco, sentimenti che derivano dall'appartenenza. A una certa generazione, eh, sentimenti che hanno a che fare col fatto che io sia uomo e non donna. Eh, probabilmente c'è tutto un mondo di sentimenti coinvolto nelle mie operazioni. Anche se coscientemente io cerco di tenerli fuori dall'operazione che faccio. In effetti mi ha colpito la domanda della signora. E questo suo porre l'accento su un, un aspetto che apparentemente eh, non, sare, non sembrerebbe possibile eh, evocare in, eh, a proposito di, di questi lavori che, che comportano rapporti con masse incredibili di. E invece c'è cioè, invece. Mi ha fatto in mente che queste immagini sono cariche, evocano un sentimento incredibile di tenerezza nei confronti dell'umanità di cui noi non, eh, ci rendiamo relativamente conto. C'è un passo eh, di Dante quando si trova al passaggio dello Stige ed è un passo che viene citato da, un, eh, eh, da, una, da una frase di un film russo fantastico adesso non mi ricordo il regista che si chiama Arca Russa quando alla fine del film si vede, si vede tutti i protagonisti de, del film che corrono giù felici ancora felici eh, lungo le scale, eh, i saloni del, del palazzo eh, dell'Ermitage e eh, 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 cita una frase di Dante che dice non avrei mai immaginato che la morte ne avesse disfatte tanti, cioè l'idea di, di questa enorme umanità, la massa, dei componenti dell'umanità, noi eh, non credo che ci rendiamo relativamente conto, però guardando queste foto eh, apparentemente anonime, in un certo senso anonime, ma che eh, lui, eh, lui fa proprie eh, eh, nasce questa sensazione eh, della massa, de, eh, di una dimensione che solo la fotografia ce, ce la porta alla coscienza. Io avrei una domanda che riguarda la storia, ehm, perché mh, mi sembra che questo termine bellissimo, coniato da Franco Vaccari, lumpen fotografie, in realtà sia applicabile anche a molta produzione fotografica dell'Ottocento. Ehm, penso per esempio alle Carte Visite o ai ferrotipi negli Stati Uniti, e che in qualche modo, mh, se non per una citazione eh, così en passant nei libri di storia, sono, eh, fanno parte di un tipo di produzione che viene completamente lasciata eh, indietro nei manuali di storia della fotografia. E, mh, mi colpisce il fatto che molti artisti lavorano in questo momento sull'archiviazione delle immagini. Eh, proprio per cercare di dare un ordine eh, a qualcosa che mh, nella nostra epoca appare come davvero molto eclatante, eh, però in fondo la è, come, è come un modo per scrivere tante storiografie fotografiche, mh, mi sembra, da parte degli artisti. Vorrei sapere che cosa, che cosa pensano i due, i due artisti. È giusto, è giustissimo, uh, occuparci, ci occupiamo di queste foto perché ne siamo affascinati, perché siamo del parere che uh, queste foto meritino più attenzione. Per quanto riguarda però il concetto di lumpen fotografie, io non lo vedo applicabile al XIX secolo, perché c'è stato tra il XIX secolo e oggi un grossissimo cambiamento, una rivoluzione data dalla produzione di massa. Eh, ancora nel XIX secolo il far fotografie era Uh, prerogativa di artigiani uh, specializzati che avevano un know-how particolare. Oggi ogni idiota è in grado di scattare delle bellissime fotografie perché il sapere non è più nella testa dei, del fotografo ma è tutto stato inserito nella, nella macchina fotografica. E poi va detto anche che oggigiorno vengono, uh, ci sono così tante foto, così tante immagini che eh, ce ne sono molto di più ogni giorno di quanto ce ne fossero in tutto un periodo lunghissimo del XIX secolo. E quindi per questa ragione penso che eh, il, il quadro di riferimento è cambiato e non si possa applicare questo concetto. Volevo fare una domanda a carattere operativo, diciamo, sento la. Possibilità di un'apertura esponenziale dei paragrafi che compongono la ricerca di Smith, in particolare. Pensavo anche all'esempio del metodo dei 100 metri che citava Vaccari, ma anche per esempio ad alcuni progetti passati che, in qualche modo, anche magari ironicamente annunciavano la dimensione del lavoro nel titolo: per esempio, 26 distributori di benzina piuttosto che tutti gli edifici sul Sunset Strip ed ero curioso di sapere come vengono affrontate delle decisioni magari anche banali del tipo quante fotografie, quali, quando qualcosa è pronto per avere un titolo e per diventare un progetto qui entrano in gioco i sentimenti o le sensazioni la risposta però non è facile, cercherò di dare una risposta sulla scorta di magari un esempio ma io non so esattamente come avviene la scelta del numero di foto di che io utilizzo, che voglio utilizzare. Prendiamo per esempio Other People's Photographs, eh, dove alla fine c'è ci cioè il numero 96. Eh, avrei potuto scegliere 100. Um, però 100 era un numero sì, che andava bene però era un numero forse magari un po' banale avrei potuto anche scegliere 500 ma mi sarei reso ridicolo avrei potuto scegliere 5 ma 5 non andava bene e allora insomma non ho scelto 100 ho scelto 96 che in fondo ha anche un'importanza a livello di eh, tecnica di produzione della carta e quindi è importante per la produzione nel, del libro perché la piegatura eh, porta a 96 non, però avrei potuto anche scegliere 97, non avrei potuto scegliere 43 invece perché il 97 era già più vicino al 100 quello che mi ha colpito è la diversità di soluzioni che lui ha trovato eh, applicando diciamo così, un metodo apparentemente ripetitivo e quello che rende così vario il suo lavoro è che si coglie benissimo il grado di emozione con cui lui l'ha accompagnato, cioè ognuno di questi lavori ha Secondo me all'origine un'emozione estremamente individuata ed è proprio la forza di questa emozione che determina la dimensione del lavoro stesso.